L'oratorio di San Leo apre le porte alla città con una festa che si svolgerà dal 26 maggio al 2 giugno, ricca di attività. Il ricavato delle giornate andrà in beneficenza. La festa nasce dall'idea di unire il paese, la comunità di San Leo, insieme ai giovani del circolo AXI, insieme a noi diciamo un pochino più adulti. L'obiettivo è quello di tenere insieme, uniti, la comunità, il paese di San Leo. E questo è, come dire, la scelta anche di farla qui in oratorio, perché in oratorio è, diciamo, è il punto, il fulcro dove i ragazzi, i giovani si riuniscono. Tutte le sere dalle 21 ci saranno diverse attività, tra cui dimostrazione e prova per adulti e bambini di go-kart, ci saranno una serata con dei gruppi rock, un'orchestra, scuola di ballo e uno spettacolo teatrale. Il ricavato di questa festa va tutto in beneficenza o parte in beneficenza. Una parte va all'associazione Art for Sport, che praticamente aiuta i bambini disabili. Il resto va, diciamo, per la manutenzione, ristrutturazione e le migliorie di questo oratorio. Io penso che è una cosa molto buona, prima di tutto perché l'oratorio deve essere proprio il punto di incontro tra età diverse, no? Giovani, meno giovani, più giovani, e poi deve essere un ponte tra quello che è la chiesa e quella che è la strada o la gente. Poi un'altra cosa bella e importante per la comunità è il 24 di maggio, che è la festa di Maria Ausiliatrice, la Madonna di Don Bosco, dove tutti quanti siamo invitati a partecipare alla processione qui a San Leo.